Paolo Bonolis, clamoroso attacco a Barbara D'Urso, video. La stoccata del conduttore di Avanti un altro nei confronti della collega. Non ha usato il fioretto Paola Bonolis, ma, con il suo consueto sarcasmo, ha piazzato una stoccata nei confronti della collega Barbara D'Urso. L'episodio si è consumato durante la puntata dell'8 marzo di Avanti un altro. Il conduttore televisivo ha preso spunto da una domanda su una conduttrice campana. Il quesito del quiz riguardava Carmelita e il presentatore romano ha colto l'occasione per salutare la collega che ci segue sempre. Un'affermazione alla quale ha fatto seguito l'annotazione, e con grande entusiasmo ogni giorno ricorda che. A questo punto Bonolis si è fermato e non ha aggiunto altro. Del resto il significato dell'intervento era palese e la sottile ironia utilizzata lasciava intendere un certo risentimento del 56enne nei confronti della napoletana. In sintesi il presentatore ha mandato un messaggio chiaro alla D'Urso facendo un chiaro riferimento al fatto che la 60enne non ricorda mai al termine di pomeriggio 5 che subito dopo c'è cancelletto Avanti un altro. Non è la prima volta che il conduttore Mediaset fa notare questo particolare tra battute e punzecchiature varie. Con grande entusiasmo ogni giorno ricorda che. In un'altra circostanza Bonolis aveva evidenziato il particolare sfruttando un assist di Luca Laurenti che si era presentato in studio imitando la presentatrice di Domenica Live. Grazie mille per il fatto che ogni sera ci lanci dopo la tua trasmissione. Carina e sempre gentile. La clip relativa alla battuta del romano ha fatto il giro del web ed ha scatenato nuove discussioni tra gli utenti e divisioni social. In tanti si aspettano un'immediata replica da parte della D'Urso dopo che nella precedente occasione l'artista aveva preferito glissare. In particolare c'è attesa per verificare se la presentatrice al termine di pomeriggio 5 ricorderà ai telespettatori di restare e di seguire Avanti un altro. Non è la prima volta che Carmelita è protagonista di polemiche a distanza con altri conduttori delle emittenti del Biscione. La punzecchiature bis sul mancato lancio. Poche settimane fa la napoletana e Federica Panicucci incassarono un tapiro d'oro per la questione legata al decennale di Mattino 5. Nella circostanza entrambe le conduttrici hanno omesso di ricordare l'esperienza dell'altra nel talk show di Canale 5 generando un vespaio di polemiche. Di recente Striscia la Notizia ha tirato in ballo la D'Urso per alcune frecciatine lanciate da Alessia Marcuzzi in merito alle ospitate degli ex naufraghi a Pomeriggio 5 e Domenica Live.